Claudia Wells ritrova Rafa Nadal, ma perde tre protagonisti. Subito fuori Murray, Ferrer e Ljubicic, detentore del titolo. Il primo Masters della stagione perde così due delle prime sei teste di serie. L'eliminazione che desta più clamore è senza dubbio quella dello scozzese, battuto dallo statunitense Donald Young, numero 143 del ranking, giustiziere di Potito Starace al primo turno. Prosegue il momento no di Murray, che in questo inizio 2011, eccezion fatta per la finale di Melbourne, non ha praticamente raccolto nulla. Per il 23enne di Dan Blaine, finalista in California nel 2009, questa uscita di scena è una bocciatura. Murray non vince un set dalla semifinale vinta con Ferrer a Melbourne. E proprio David Ferrer è un'altra delle delusioni. Lo spagnolo, autore di un ottimo avvio di stagione, con la semifinale raggiunta agli Australian Open e i titoli di Acapulco e Auckland, si è arreso al gigante croato Ivo Karlovic. Per lo specialista della Terra Rossa una sconfitta che sorprende ma non troppo. Lo dimostra anche il pessimo feeling con il torneo californiano. Proprio lo scorso anno Ferrer venne eliminato sempre all'esordio e sempre da un tennista statunitense, James Blake. Ha già deposto lo scettro di campione in carica Ivan Ljubicic, sconfitto da un Del Potro sempre più lanciato verso il completo recupero. Ma onestamente, visti i recenti problemi fisici, non si poteva pretendere di più dal croato. Tutto secondo pronostico per Nadal. Il numero uno del mondo ha liquidato senza problemi la pratica de Wüst, concedendo al sudafricano appena due game. Bene anche Robin Söderling e Fernando Verdasco, che ha eliminato il lituano Berankis, costretto al ritiro nel secondo set. Per due top ten che salutano dunque, tre che avanzano, nell'attesa di Roger e Nole. It's not too late to undo.